Buongiorno, mi chiamo Sara Barisione, sono una masterizzante del Master Tutela Diritti e Protezione dei Minori presso l'Università di Ferrara. Partecipo al concorso per la stesura della miglior tesi relativa all'educazione alla morte e alla capacità di elaborazione del lutto, per cui è stata indetta una borsa di studi dedicata a Sara Cesari. Il titolo del mio elaborato è Il rapporto tra la letteratura per l'infanzia e l'educazione alla morte, una lettura dinamica del fenomeno attraverso gli occhi di un bambino. L'elaborato in oggetto si pone la finalità di trasmettere quelli che sono dei concetti molto delicati e complessi, come appunto la morte, la perdita e la conseguente capacità di elaborazione del lutto attraverso l'utilizzo della favola. Della favola verrà analizzata quella che è la graduale evoluzione sia da un punto di vista di contenuti che di linguaggio, oltre che in relazione alle finalità e alle funzioni che nel corso degli anni le sono state attribuite. Perché proprio la favola? La favola permette ai bambini, e non solo, di entrare in diretto contatto con il proprio mondo emotivo, di comprendere dei nuovi schemi di comportamento e di rispondere in maniera più efficace a quelle che sono delle situazioni di disagio e di difficoltà. Questo perché permette la favola e l'esposizione alle vicende contenute all'interno dei racconti permette ai bambini di non rimanere vinti dalle proprie emozioni. Questo come? Attraverso l'identificazione con i protagonisti e i personaggi dei racconti, il bambino è in grado di comprendere quelle che sono le emozioni che quel personaggio sta provando. Dà un nome a questa emozione, la riconosce ed è in grado di esprimere in maniera più tranquilla e più serena. Lo studioso che diede il maggior contributo ad un'interpretazione psicoanalitica della favola è stato lo psicoanalista di origini austriache Bruno Bethlehem, nel quale verrà preso in considerazione in analisi il pensiero in maniera piuttosto approfondita. Vediamo che quindi la finalità dell'elaborato è quella di accompagnare il lettore alla scoperta del mondo della letteratura per l'infanzia, dedicata appunto all'educazione alla morte e alla capacità di elaborazione del lutto, sottolineando quindi come la favola possa rappresentare non solamente uno strumento attraverso cui trasmettere una morale ai bambini, ma un vero e proprio mezzo attraverso il quale è possibile trasmettere in maniera meno traumatica e più semplice, diciamo, più comprensibile, significati particolarmente complessi legati a eventi della vita, come appunto la morte o la perdita di una persona significativa, che purtroppo sono inevitabili e generano sofferenza. Il tutto verrà fatto prendendo in considerazione quello che è il livello di maturazione del soggetto che si ha di fronte. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è importante che l'adulto vada ad adattare il racconto, la fiaba, la favola, sia da un punto di vista di contenuti che nelle modalità di trasmissione, a quello che è il livello di maturazione e di sviluppo del soggetto che ha di fronte. Perché naturalmente quello che sarà la capacità di apprendimento e di elaborazione di un certo contenuto cambia se si ha di fronte un bambino di un anno piuttosto che un adolescente. Già ad un anno, infatti, i bambini sono in grado di comprendere, apprendere significati particolarmente complessi attraverso l'esposizione a racconti molto molto semplici. Ad esempio, facendo vedere loro, mostrando loro dei libricini colorati fatti di immagine e magari costruiti anche con materiali come può essere la stoffa, che attirino l'attenzione del bambino, lo invitino a prendere il libricino in mano, ad aprirlo, a sfogliarlo, a guardare le figure e a chiedere che cosa quella figura voglia rappresentare, stia rappresentando. A tal proposito è inevitabile il rimando alla psicologia dell'età evolutiva, disciplina che si occupa di studiare lo sviluppo dei diversi aspetti della personalità e delle varie forme di comportamento nel periodo che va dalla prima infanzia fino all'adolescenza. E verrà messo in risalto quello che è il pensiero di Piaget, il quale sottolinea come cambino gli strumenti di cui può usufruire la data education sulla base appunto del livello di maturazione del soggetto che ha di fronte. L'elaborato si concluderà con il rimando alla letteratura dedicata all'adolescenza, in particolare all'analisi di una serie televisiva, 13 Reasons Why, la quale ha per oggetto un gruppo di ragazzi che si trova, diciamo, sommerso in una sorta di caos emotivo. Caos emotivo che deriva dall'incapacità da parte di questi ragazzi di dare il giusto peso, il giusto significato alle emozioni e ai sentimenti che la situazione complessa e delicata nella quale si trovano suscita in loro. E quindi di conseguenza essi non sono in grado di adottare le strategie d'azione, delle strategie d'azione idonee per affrontare appunto quella situazione. Ciò
Ciò porta a riflettere sulla necessità di dar vita e diffondere tecniche educative di comunicazione e di relazione, di scambio e di confronto fra adulti e ragazzi in relazione a temi complessi come può essere la morte e addirittura il suicidio. Concludo la mia presentazione citando lo scrittore e giornalista inglese Gilbert Keith Chesterton, il quale dice che le fiabe dicono più che la verità. E non solo perché raccontano ai bambini che i draghi esistono, perché questo i bambini lo sanno già, ma anche perché affermano che si possono sconfiggere. Grazie per l'attenzione.